Ciao a tutte! Oggi vi farò vedere come fare i libretti ricoperti in carta chimica. Questi sono libretti infatti in fimo, potete farli anche usando il DAS o anche della semplice carta cartoncino fatto a paginette e dopo ricoperto appunto di questa carta chimica stampata. Potete trovare sul sito creale.it, su Facebook oppure mandandomi un'email. Allora, questi sono fatti in fimo, partiamo da fimo Soft 0, il colore bianco, oppure qualsiasi altra pasta sintetica voi utilizziate. Lo lavoriamo un pochino, questo era già morbido. Lo stendiamo. Per riuscire a farlo pari potete usare una qualsiasi carta. Qua vedete anche uno dei miei marchi preferiti. Una qualsiasi carta oppure quello che serve per mettiamo via questo capello per appianare il mio primo video, scusate se sono un po' impacciata. Allora, questa è la grandezza che voglio fare, questa è la mia copertina nella grandezza media, lo appoggio e ritaglio per fare la stessa grandezza del libretto. Facciamo anche dall'altra, come vedete io qua sto appoggiando dove ho la riga della copertina per riuscire a fare la grandezza esatta. E questo è il mio quadrato, magari non sarà perfetto, posso rifinirlo dopo quando avrò finito di cuocerlo anche. Questo è un semplicissimo quadrato bianco, possiamo rifinirlo utilizzando qualsiasi cosa di rigato che trovate. Io in bagno ho trovato il rasoio, quindi potete fargli delle righe intorno, oppure anche con una crema. In questo modo voi appoggiate la cosa rigata lasciando queste finte righe che ricordano le pagine di un libro, o ancora con una penna. Ok? Basta che lo facciate sui tre lati. Detto questo, abbiamo un quadratino semplicissimo, il gancetto se volete fare un ciondolo, se ci volete fare un anello non servirà ovviamente, se volete fare un ciondolo passante ci farete un buco da una parte e dall'altra con un stuzzicadente fino a trovare il centro, oppure due ganci appunto, uno da questa e uno da quest'altra. Ok? Questo lo cucite in forno 10 minuti a 100 gradi, ovviamente vi consiglio un forno apposito, un fornetto. Questo è il nostro quadratino già cotto. Qua vedete le righe sono fatte in un modo diverso da quello che vi ho appena fatto vedere, intervallando dei fogli di fimo bianco e fimo grigio, oppure fimo bianco e fimo trasparente. Più o meno la grandezza l'ho fatta giusta, se non dovesse essere giusta la regolate col fimo cotto, leggermente tagliandone delle scagliette. Ok, e poi andiamo a incollarlo con l'attac. Prima di tutto, però, dobbiamo stabilire la grandezza esatta. Io sono andata un po' troppo oltre perché, se vedete dietro, il libro qua sborda. Per cui, cosa facciamo? Lo tagliamo sul lato. Attenzione a un taglierino molto tagliente, ma non troppo per non farvi del male. Scusate, lo tagliamo leggermente, mai troppo perché una volta che è tagliato non si può più tornare indietro, finché il libretto non copre esattamente la copertina, non copre tutto il libretto. Ancora un attimo. Un po' difficile farlo guardando nella telecamera. Ok, il libretto così sarà perfetto. Andiamo a prendere dell'attac, io sono molto comoda con questo attac col pennellino, così possiamo mettere esattamente la quantità di prodotto
che serve. Vado ad appoggiare il libricino, e questa è la parte più difficile, appoggiare il libricino. Metto l'attac su metà, la metà di destra, e appoggio. Attenzione che si asciuga immediatamente, per cui dovete stare molto attente. Abbiamo incollato solo il sopra, ovviamente in questo momento il dietro rimane ancora da incollare, però è la parte più semplice, perché se sbagliate il dietro non si vede più di tanto, eh. Il libretto è fatto. Dicevo che potete farlo anche col DAS, oppure con della carta. Come nel caso di prima, dovete semplicemente prendere la misura del vostro libretto e ritagliarne tante paginette nella dimensione giusta, dopodiché le incollerete le une alle altre, perché ovviamente se si apre il libro poi si distrugge, ma potete incollarla anche con qualcosa che non sia attack, tipo colla U. Ok, il principio l'avete capito, insomma. Dopo aver ritagliato parecchie paginette, io sto facendo una cosa molto grossolana al momento per fare in fretta, ok? Qui vedete le paginette, dopodiché una volta che saranno incollate, ovviamente non incollate troppo strette, se no non si vede più che è un libro, però così dovrebbe andare bene, ovviamente il doppio più o meno come quantità, e poi andrete a fargli intorno la copertina come abbiamo visto prima. Bene, questo era per spiegarvi come fare i libretti, perché ho indetto il secondo, anzi terzo, quarto, perso il conto, giveaway di Creale, in cui in palio ci sono 5 coppie di copertine che sceglierete voi. Io le invierò gratuitamente a 5 persone estratte da quelle che lasciate in un commento, appunto con i due titoli dei libri qui su YouTube. Bisogna essere iscritti alla pagina di YouTube e alla pagina di Creale su Facebook, condividendo l'evento, insomma, non è obbligatorio, però fate partecipare anche i vostri amici. E riceverete appunto le copertine, in questo modo con questo tutorial sarete in grado di farvi da soli i libretti. Una volta che avrete fatto i libretti, col ciondolo sarà molto semplice aggiungere un anellino e metterlo in una collana, piuttosto che metterlo in un braccialetto o in un portachiavi, o nel caso in cui appunto io vi propongo le due coppie, è per avere in effetti una coppia di orecchini. Va bene? Allora al prossimo giveaway o al prossimo video. Ciao!